Come sapete, questa giornata è iniziata questa mattina, ma probabilmente i bambini e le mamme hanno riferito. Qualitativamente la gente poi apprenda quelli che sono i contenuti e i temi e li imponga. Questa è la cosa più importante di un seminario. Ad ogni modo, il progetto sicuramente è un parco. È un progetto realizzato con i fondi del protocollo di intesa Fondazione Planetaria e Volontariato, con il bando 2008 per l'equazione per la progettazione sociale per ed è finanziato poi in definitiva e direttamente dal CSU Salento, dove qui abbiamo il presidente. Il territorio di competenza è il Parco Naturale Regionale Costa Otranto, Santa Fedeuca e Bosco di Casa, che comprende ben 12 comuni. Il progetto costituisce un'integrazione alle azioni che sono state già avviate nel Parco Otranto Leuca nel 2009 e nel 2010. Ci saranno anche altre cose che praticamente si è visto, che oltre alla privata produzione di vino riciclato, che spesso non si pensa alle persone diversamente abili, alle donne incinta, ad esempio, ai bambini, agli anziani, e cioè a creare quei percorsi che li fanno arrivare più agevolmente nel cuore dell'evento. Pertanto, infatti, esiste una scarsa accessibilità dell'area parco a soggetti diversamente abili o affetti da limitazioni motorie temporanee, anziani, non in gravidanza, bambini piccoli. Cioè, si è visto anche che, ad esempio, per raggiungere la scogliera, non tutti lo possono fare. Pensate a un diversamente abile. Allora non interessano i turisti. Perché se non facciamo capire cos'è il parco alla popolazione locale, l'opportunità che porta, difficilmente potremo pensare di portarci dentro un turista. Perché non sappiamo comunicare neanche cosa fare. Del Centro Servizi Volontariato Salento ed è un organismo che agisce come risorse che vengono da un quindicesimo degli utili delle fondazioni bancarie. Sono 600 le associazioni di volontariato nella provincia di Lecce ed è quasi 30.000 i volontari. Principalmente sono volontari che si occupano delle aree della donazione del sangue, degli organi, delle protezioni civili, appunto, della disabilità, cultura, ambiente. I tre progetti approvati hanno questa precisa finalità: lo sviluppo dell'azione volontaria, volontariato della provincia di Lecce. Non soltanto sono capaci di intercettare queste risorse, ma hanno avuto delle idee geniali, delle idee eccezionali, come questa, per esempio, del rendere sicuro questo parco. Ma vi posso dire che, per esempio, i progetti più grossi sono stati sette, e di questi sette, tre erano indicati dalle protezioni, cioè la torre di Corsano, che è una piccola realtà, ha avuto lo stesso finanziamento che ha avuto la comunità in mano di Lecce, che ha centinaia di dipendenti e ha una struttura importante, non soltanto a livello leccese, ma anche in tutta la Puglia e in tutto il meridione. È stata molto brava l'associazione della torre a entrare in questo gruppo di testa. Poi tutte le altre risorse economiche ci sono e ci saranno, facciamo in modo che il volontariato non venga scippato. Grazie a lui. Personalmente ho maturato una convinzione, proprio in merito all'attività e osservando quello che giornalmente i volontari svolgono, no? Probabilmente non vi è un altro comparto istituzionale con queste specifiche competenze e con questa smisurata passione per il proprio lavoro. Innanzitutto ci si è chiesto che relazione c'è tra il parco e le attività antropiche, l'attività dell'uomo che nel parco opera, quindi progetta, trasforma. Poi, come si può raggiungere il parco e com'è la mobilità all'interno del parco stesso? Conservazione vuol dire antincendio, vuol dire rilascio abusivo dei rifiuti, vuol dire preservare il territorio per biodiversità, tutelare tutto ciò che è patrimonio. Presidente, ti ringrazio perché ci ha dato una bella serata, cioè un bellissimo spunto per parlare di tematiche importanti. Io mi permetto di dare una bella notizia del presidente Di Sarzi. La do a lei e spero che la faccia propria e
chirurghi, anche questo ai suoi collaboratori, ai tante persone che come volontariato la seguono, fanno un lavoro preziosissimo per noi come amministrazione comunale. Noi abbiamo deciso da un presidente, proprio vista l'importanza, visto la volontà, la passione per come svolgere le cose, di dare una delega a Sesso Ville proprio alla protezione civile. Quindi io ringrazio tutti i relatori, ringrazio soprattutto la protezione civile di tutto questo lavoro, grandissimo lavoro che in questi anni è stato fatto e forse che non è mai venuto a galla e che nessuno vi ha mai dimostrato così forte questo avvicinamento che noi vorremmo con questo delega assessore fare. Grazie.